Sol amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi siamo di nuovo con la famiglia Montreschi nella sfida dell'eredità. Allora, avevamo lasciato la famiglia con il compleanno dimenticato della piccola Savannah, purtroppo è un errore mio. Adesso è mattina, un giovedì, quindi è un giorno lavorativo, e Arianna sta preparando la colazione per tutti quanti. Allora, non mi ricordo se lei oggi lavora, sì, io la seguirò, magari non taglierò questo pezzo perché me ne rendo conto potrebbe essere noioso, vedere sempre il lavoro del medico, però la seguirò perché vorrei avere la promozione, se non vado io non si fa niente. Quindi, lei sta preparando la colazione. A proposito, la casa, visto che comunque ho dovuto un attimino rifare tutto anche a loro, anche se loro per fortuna l'ho recuperato senza problemi, non come gli Watson, però già che li ho rimessi nello scenario, ho rifatto tutto, anche loro l'ho trasferito in un altro mondo, in quello di 15 years, 15 anni avanti, insomma, nel futuro. Quindi ho rimodificato un poco la casa per ingrandirla appena appena. Oh, si è svegliata Savannah? No, tesoro, non mangiare, la mamma sta facendo la colazione. Piuttosto vai in bagno. Anna cosa fa? Ok, era in bagno, ha fame anche lei. Ora fai una cosa, mi apparecchi la tavola con coperto informale rosso, dai. Dean sta ancora dormendo, ma il nostro cupcake vaga e Frida dorme nella sua cuccia. Ok, questa qui magari rimettiamola in frigo. Bravissima piccola Anna, che mi fai le mestieri di casa. Ok, anche tu prendi una porzione. Vieni Savannah, puoi mangiare anche tu adesso. Dean, direi che puoi svegliarti. Vieni a mangiare anche tu, così facciamo colazione tutta assieme magari. Questa è la nuova cucina che state vedendo adesso. Non è molto grande. Di là infatti ho messo una sala da pranzo più spaziosa. Buongiorno Dean, sempre bello come sempre. Ma a lui gli mancava poco al compiere gli anni. E infatti. Non mi dici quanto? Non mi dici quanto? Ma veramente? Vabbè, gli manca chissà quanti giorni, non si sa. Qui le bimbe. Lei sta folle come al solito. Fai delle facce buffe. Arianna, no, siediti con i tuoi bambini. Non importava che vi alzaste, ragazzi. Chiedi a Savannah come va la scuola piuttosto. Condividi il complimento sincero. Chiediamo anche della scuola. Ma perché vi dovete alzare? Potete tranquillamente parlare da seduti, ragazzi. Non c'è assolutamente bisogno. Questo abbraccio non l'avevo previsto io. Cioè, ma è fastidiosa sta cosa, comunque non mi dà. Ok ragazzi, ho trovato l'inghippo. Praticamente avevo tolto la crescita automatica perché quando era andato un attimino a sistemare gli hacking in questo salvataggio, la sua amica Kira e Brent, e quindi era rimasto in quel modo, per quello non mi dava giorni mancanti al passaggio d'età. Quindi Anna, mancano 5 giorni. Lui, che esci? Ok, ancora gli manca un po'. 19. E Savannah? 10. Ok. Lei e suo padre festeggeranno il compleanno insieme. Tu potresti fare una cosa, tesoro mio bello, perché qui non ricordo. E infatti, vedi. Ogni 12 ore è avviata. Arianna inizierà a lavorare fra circa un'ora. Oh, ma non siamo amiche di lei? Eh no, cioè comunque voglio che sia che stringa amicizia. Tu fai una cosa, già che sei qui a non fare niente. Stai andando a lavoro per caso? No, fai stretching. Sai cosa?
Vai a fare jogging. Anzi, bevi il succo energetico prima. Vai dopo a fare jogging. Stai andando a fare jogging? Dai, beviti la tua Red Bull. Buongiorno, buona giornata, Savanna. Mi raccomando, fatelo brava a scuola. Anna? Ok, sta andando anche Anna. Ti cambierai, spero, perché... Ok. Savanna si trova a scuola, Anna si trova a scuola. Tu stai stringendo amicizia? Sì. Chiedile di andare a fare i suoi bisogni, facciamolo anche a lei. Loda. Offre amicizia. E chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Anche perché tra pochissimo dobbiamo andare a lavorare. Devo finire da arredare la casa. Cavolo, riempiamo la ciotola subito. Ok, niente, lo farà lui. Io vado, ci rivediamo più tardi, ragazzi. Bene, ragazzi, siamo tornati a casa. Lei è stanca. Ne ha fame, ha sonnissimo, le manca il divertimento, quindi faremo ben poco ormai. Però sono riuscita a diagnosticare e a curare 5 pazienti, 3 pazienti su 5. A me ne mancano solo 2, quindi direi che domani non lavora, quindi sabato riusciremo finalmente a... Visto che lei domani non lavora, fai vedere lui. Cavolo, lui sì, dall'8 alle 14. Vabbè, abbiamo comunque tutto il pomeriggio. Ok, perché volevo farle fare comunque qualcosa, domani. Allora, fai una bella cosa meravigliosa, tu appena hai finito lì. Negozia una gratifica, perché tanto noi questo incarico del giorno non lo facciamo mai. Tu hai fame, però per adesso fai una cosa, vai a farti un bel riposino. Ti va a fare un sonnellino. Mentre le bambine, lei è in bagno, ok, manca la socialità, il divertimento. Potrebbero mettersi magari a giocare insieme. Gioca una partita multigiocatore con smania di festa con Savanna. Ecco, tu Dean, dopo che hai fatto quello, riempi la ciotola, anzi compriamone un'altra. Anche se non so bene dove metterla perché non ho tutto questo spazio infinito qua. Vai, proviamo a far così. Quindi, riempichiamo l'animale a mangiare, Frida. Ecco, la mi è crollata fuori, perfetto. Cupcake, perfetto ovviamente, è per modo di dire. Cavolo, le piante! La moria di piante, Arianna. Arianna, dannazione. Te proprio così tanto sonno doveva avere. Dean, è tutto nelle sue mani. Riponi questo. Vai, piccola cupcake, ti devo anche lavare, perfetto, ma ripulisci. E poi cura il giardino, per cortesia. Le bambine hanno fame, sì. Va bene, ma... Al momento stanno giocando insieme e direi che possono continuare a giocare un altro po'. La futina mentre giocano insieme, allora non ci sta, ragazzi, eh. Perfetto. Anna ha raggiunto anche il livello 2 dell'abilità motoria. Perfetto, bravissima. Poi, quando hai fatto, prende gli avanzi. Te pure. Te dovreste fare anche i compiti. Anna li fa, perché fondamentalmente ad Anna piace fare i compiti. Savanna non ha tanta voglia, quindi a un caso la costringerà poi Dean. O lei, se mi si riprende. Sa che se le dicevo, dormi proprio meglio. Rane le abbiamo ancora da qualche parte? No, no, non le abbiamo più, ovviamente, perché l'ho trasferiti, quindi... Oh, ma qua mi è rimasta la cassetta della posta. Ho questa cassetta della posta, io la lascio sempre a giro. Per di più che c'è anche questa cosa che non ci deve essere. Su, vieni qua. Ok.
Perfetto, lui si sta occupando del giardino. Le bimbe stanno mangiando. Potrebbero anche un po' battibeccarsi, no? Un po' darsi un pochino noia. Lamentati del piatto, abbraccia affettuosamente. Gioca di fantasia, dai. Finché state mangiando. Poi potreste disputare un pochino. Induci a credere che la terra è piatta. Sì. Dai, vediamo. Sai, Savanna, la terra è piatta. Si è sbagliato quello che diceva che la terra è tonda. Se te arrivi fino al margine della terra, cadrai di sotto nel nulla cosmico e muori. E lei ci crede. Credulona, Savanna! Scusati. No, semmai è lei che si deve scusare. Abbiate pazienza. Eccolo qua. Tu, allora, visto che sei qua, prima di andare là a guardarti la TV, mi fai una grandissima cosa. La costringi a fare i compiti. E poi mi ripulisci i piatti. Eccola Arianna, mezza morta, mangia. Poi, mi piacerebbe che tu aiutassi tua figlia. Cosa c'è? Perché ti sei messa? Cosa fa lei? Dove va? Dormi. T'avrei detto. Tuo padre ti aveva detto di fare i compiti, vabbè, te lo faccio dire da tua madre. Genitorialità. Costringi a fare i compiti. Vai, Arianna, poi torni qua e mangi. Su, piccolina. Ok, ha detto che va bene. Brava, Savanna. Anche se sonno, effettivamente mezzanotte e un quarto è tardi. Oddio. Però domani vai a scuola, quindi. Tu fatti una doccia, vieni. Anzi, fai una cosa. Mi porti a spasso lei. Che problema c'è? Cos'ha Frida? Abbraccia, lui chiediamogli di andare a fare i propri bisogni. Poi lei invece la portiamo a fare una passeggiata. Breve. Oh, le coccole, poverina. Bravissima. Ecco, tu fatti una doccia al volo e vai a letto. Savanna, tu qua. Ah, Savanna, non so quanto gli manca a finire i compiti. Un pochino ancora. Sì, Arianna, tu vammi a dormire, vai. Vai a letto perché non mi sembra il caso di farti portare a giro cupcake. Dormi. Tu, ok. Noi stiamo un secondo con Dean, visto che è l'unico al momento che fa qualcosa. Dai. Ciao tesoro, noi usciamo! Frida, sei felice che il tuo padrone ti porta a fare i compiti? Sì, i compiti, no, ragazzi, scusate, l'ho presa prima una scolare, voglio dire, ti porta a fare una bella passeggiata. Mi spiace non portare anche cupcake, però è tardino per far portare a lui sia l'uno che l'altro. Peccato non si possa portare più di un cane insieme a fare la passeggiata, sarebbe stato simpatica come cosa. Più che altro anche più pratico, perché se un singolo avesse due cani, gestirli veramente diventa complicato. Ah, abbiamo tra l'altro guadagnato 3.180 simoleon con il giorno lavorativo di Arianna, infatti abbiamo 3.756. Guarda là quanta roba. E teoricamente non sarebbe male raccoglierla. Vieni a scavare, va. Perché è vero che stiamo meglio a soldi, ma abbiamo rifatto la casa e adesso iniziamo a averne bisogno.
Oh, ne ho lasciato anche un altro, vieni a prendere anche questo. Ma non importa che vai laggiù, basta, non fare più la passeggiata. Anzi, lo sgrinzoliamo anche. Bene, ci mancava il mostro sotto il letto, perfetto. Scava, tesoro, scava. Oddio. Che poi non c'è mica verso di parlare con questo. Tante volte ci ho provato. Vieni qua a nebulizzare il mostro. Te che fai, tesoro? Ma ti sembra il momento di mettersi a giocare, eh? Ora vatti a fare una doccia. E poi, visto che ti manca, vai a giocare un po' sim per sempre e poi vai a letto. Tu vai a nebulizzare il mostro sotto il letto di Anna. Cupcake è malata, dannazione, dannazione! Non ho dolce tra il benessere. Cavolo. Tesoro, fai arrivare la mattina, anzi non andare a a giocare, vai. Dormi un altro po', appena ti risvegli portiamo lei. Lui non ha dormito una ceppa di faggio proprio. Quindi mandiamola a letto. Tu, amore mio, vai in bagno qui. Dai, lui si nebulizza il mostro. Che casino! Ragazzi, sta diventando pazza. Ah, ma meno male, non ha più sonno. Dai, è anche andata bene. Ok. Poverina. Fai una romanzina sulle sveglie però perché non deve svegliare gli altri. Ecco, lei ha toccato le cose di sua sorella, non la prenderà molto bene. E quindi si arrabbia e lei lo va a dire. Tu hai toccato la mia casetta delle bambole, io non c'ero, non puoi giocare senza il mio permesso. Perché le bambole si offendono, sono affezionate solo a me. Lei è pazza, sappiamo tutti, no? Pazza, tra virgolette, è un po' folle. Poverino, dai, amore, adesso. Però ti faccio una foto mentre sei mezzo. Una foto mentre sei la versione puffo di un cane. Ma povera Stella. Ora ti portiamo, dal veterinario. Fai che si svegli Arianna e andiamo. Allora, tu se viene scusa, ti lei si scusa perché le ha toccato le sue cose. Cioè, sì, va bene, scusami, hai ragione, non dovevo. Perché le scende l'empatia? L'ho fatta scusare. 113 follower. Dove va Anna? Va a giocare le costruzioni. Potresti andare anche tu, sai, con Anna. Costruisci anche tu. Tu come stai? Tu hai sonno ancora? Questo dorme. Lui tanto entra al lavoro alle 8, quindi vabbè. C'è ancora un pochino, dai. Fai la doccia veloce. Lei. Ok, ragazzi, ci vediamo appena si sveglia lei. Tanto le bimbe, a parte essere qui a costruire. Allora, Dean intanto lo facciamo studiare sodo. Lavorare sodo, volevo dire. Lei studia sodo, lei. Appena mi va a scuola. Oddio, ha sonno e si deve lavare, perfetto. Non potevo andare in condizioni peggiori. Ecco, tu stringi amicizia. Sì, devi farle anche il bagno, bravo. Ma intanto portiamola alla clinica veterinaria. Bene, anche Frida. Ok, ragazzi, siamo alla clinica veterinaria. Però io direi di acquistare semplicemente l'articolo il dolcetto del benessere senza starci a rompere troppo le scatole. E ne prendiamo magari 5 almeno, ci abbiamo un po' di scorta. Arrivo, piccola stella. Dagli un dolcetto del benessere. Dovrebbe stare bene adesso, infatti, esatto. A parte che è sudicia come una cosa. Andiamo a casa. E ci laviamo, sei su, Lizza. E dai, io la chiamo Lizza come se fosse un maschio, invece è una femmina. E da. No, vabbè.
Allora, stavo dicendo che sono affetta da rincoglionimento galoppante. Cupcake è un maschio. E continuo però a riferirmi a lei, al femminile. E adesso le facciamo anche un bagno, gli facciamo perché è veramente sporco. E mi sa che va fatta anche a Frida perché era stata pestata dalla puzzola. E infatti, uno per volta. Andiamo a guardare quel musino che si lava. Amore. Ma che carino. Ok, quando hai fatto il bagno a lui, fai un bagno anche a Frida. Vado avanti veloce ragazzi, se no ci stiamo tutta la giornata a guardare lei che lava i cani. O potrei anche fare un taglio, è vero. Però non so, voi che preferite, tagli o l'andare avanti veloce? Ditemelo voi. Io onestamente, spesso e volentieri preferisco andare avanti veloce. Visita del preside. Oggi il preside verrà a fare visita alla classe di Anna. Tutti dovranno comportarsi nel modo migliore e non interrompere la lezione. Purtroppo, il bambino seduto dietro di lei ha deciso di colpirla con qualcosa. Deve ignorarlo o chiedergli di fermarsi? Lei chiede di fermarsi. Allora, Anna scribacchia un biglietto e lo fa avere al bambino. Smettila o parlerò. Il bambino accartoccia il biglietto e lo lancia a Anna, ma sbaglia mira e lo fa atterrare ai piedi dell'insegnante. Quest'ultimo, furente, li manda entrambi fuori dal corridoio. Beh, benissimo. Non abbiamo fatto una scelta azzeccata. Vabbè. Ok, dai, prepara anche del caffè. Vieni Frida, c'è la pappa. Mangia, preparati il caffè. Su, lo so che ti devi divertire. Magari vi porto un po' al cinema con le bambine appena tornano. Ho scaricato un cinema molto carino all'aperto e non vedo l'ora di farli andare. Mi piacerebbe ci fosse anche lui, ma in realtà lui dovrebbe tornare alle 2, quindi torna prima lui delle bimbe, infatti. Prendi una bevanda, per cortesia. Eccolo! Prendi anche tu una bevanda, vai intanto. Arianna sta mangiando, no? Il caffè è già pronto, tesoro. Vabbè, bacia sua moglie per salutarla. Sì, lo so, ormai t'arrangi. Buongiorno, amore mio. Sai cosa? Dai, esprimi affetto. Coccolatevi un po' che non lo fate. Baciala sul collo. Aspetta, no, voglio sfoggere i muscoli se mi riveniva. Baciala. E ho trovato il modo per farvi divertire. No, niente figli però. Fai fichi fichi nel cespuglio. Lei mi è rimasta qui piantata. Perché volevi fare il troll nel forum, Arianna? Sei così stronza. Va bene, invita a casa Sandeep. Savannah vuole invitare il suo compagno. Oh, Anna è da 10. Ottimo lavoro. Sei sporchissima, mi sa che non farai amicizia con... Oddio, costume da orso. No. Anna è nella fase del costume da orso. No. No. Odio questa fase. È triste perché vuole essere un orso. Triste perk orso. Anna desidera fortemente assumere una forma orsina. Io no, Anna, per niente, non lo desidero affatto. Sono un'orsa. No, non sei un'orsa, sei una bambina.
Folle magari, ma bambina. Fate fichi fichi, poi ti occupi di tua figlia orsa. Paure degli animali. Cioè, è terrificante sta cosa. Perché? Perché? Intanto vai a fare i compiti. E vai, eh. Un po' di sano fichi fichi, lei sta facendo la doccia, perfetto. Dai, basta, va a farti il pisolino con pigrizia. Anni a fare compiti vestita da orso. Genitorialità. Chiedi della fase. Genitorialità. Indosso un costume da orso con Anna. Vi state divertendo, eh? Ve l'avevo detto, se va. Te l'avevo detto, Rihanna, che risolvevi il problema del divertimento così, no? E infatti lo hai risolto. Tu fammi una cosa, raccogli tutto. Cura il giardino e mi raccogli tutto. Dai, tu fammi il ruolo di madre. Ora hai questo lavoro. Cupcake, non so cosa, prometto a pure di qualcosa. Oh dai, chiediamo della fase. Piccola, non sei un orso tu. Sono un orso e non puoi farci niente. Bah, forse potresti parlarmi del costume e magari indossarne uno uguale al mio. Ok, indosserò il costume uguale al tuo. Hai visto? Parla del costume da orso. Ne vabbè con questa. Scusate, devo togliere questa cosa. State bene, devo dire, con questo costume. Dai, stiamo parlando del costume da orso. Chiedi della fase di nuovo. Poi. Incoraggiamo anche il comportamento decente, incoraggiamo i bevuti. Sono un orso e non può. Lo sto già indossando, tesoro. Sono anche abbastanza ridicola. Aiutala a fare i compiti col costume da orso. Dobbiamo fare la famiglia Baloo. Dai, amore, loda per i bei voti. Che lamentati della vita sentimentale. Parla del costume da orso di nuovo. Ha pestato una cacca. Povero. Allora, indosso un costume da orso con Anna pure tu. Facciamo veramente la famiglia di Yogi. Ole, giallo, verde e rosso. Meraviglioso. Genitorialità. Parla del costume da orso. Voglio che lei smetta con questa cosa. Regalo sgradito. Ho ricevuto un regalo che mi sembra stupido e vorrei scambiarlo con un amico o restituirlo. Posso farlo? Lo sta chiedendo a lui. Allora, quel regalo era per te. Mostrati riconoscente e influenza l'educazione. Certo, dalla a qualcun altro. Influenza invece l'empatia. Dean, cosa direbbe Dean? Certo, dalla a qualcun altro. Però, amore, ti prego, togli sto costume. Disciplina il comportamento. Esprime delusione per la perfidia. Quando è che è stata perfida? Sì, però era, non vorrei tenerlo così. Va bene, ok, dai, mettiti il vestito normale, non ti posso mica più vedere così conciato, te uguale, amore. Ma è tanto bene, non c'è mica altro da fare su di lei così. Generalità, parla del costume da orso di nuovo.
Lui ha raggiunto anche il livello 7 di cerebralità. Allora, fai una cosa. Tu mi porti lei a fare una passeggiata. Vai a fare una passeggiata breve. E vediamo se tante le volte ora non mi fa fare più niente, quindi. Ok, cambia abito. E anche tu, vediamo se la fase è ancora quella, preso. Oh, è finita, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Cambia abito, ritornami. Già che, ecco appunto, non sei proprio centrata. Tu, quanto ti manca a preparare la cena? No, 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 no. Allora, apri. E chiama a tavola. Quindi, Savanna, svegliati. Anna, svegliati. Tutti a tavola. Lei è fuori. Anna, mi hai capito al volo, vedo. Vieni a mangiare. Hanno sonno per andare al cinema, in realtà, le bimbe. Allora, dai, siamo a tavola insieme. Approfittiamo di questo bel momento. No, che urla parole proibite ad Anna, sei impazzito. Amichevole, chiediamole della scuola. Anche tu. Racconta la barzelletta su cartoni animati. E si alzano. Riponi. Rincuora. Piccina, vuole, ha bisogno di attenzione. Arriva, arriva, arriva. Arriviamo noi a coccolarti un attimo. L'avventura ti aspetta al momento di un'avventura. Frida Nuosalaria individua tre percorsi distinti. Distratta da odori in tutte le direzioni, Frida ha bisogno di aiuto per decidere da che parte devono andare secondo Dean, la piazza di cittadina, il faro o il pontile dell'uomo baffuto. Il faro. Appena Dean dice di sì, Frida parte a razzo. Sembra che il sentiero conduca al vecchio faro di Brindleton Bay. Nella cittadina circolano voci su un inquietante cane fantasma che infesterebbe la baia. La signora Crabtree dice che lo si può scorgere a tarda notte intento a ululare alla vetta della torre. Ah, dalla vetta della torre. Si tratta senza dubbio di superstizioni, pensa Dean. Avanti. I due entrano nel negozio di souvenir, al centro turistico del faro di Brindleton, dove un uomo anziano dai capelli bianchi vende cartoline. Li vede e il suo sguardo si illumina. La vetta del faro è sempre aperta per ammirare i migliori panorami della baia, ma sto per andare in pausa. La prossima volta vi accompagnerò per parlarvi un po' della sua storia appassionante. Con queste parole gli fa imboccare l'uscita, da cui Dean osserva il faro un'ultima volta prima di dirigersi verso casa. Perfetto. Già finita la nostra avventura. E se gliela faccio rifare un'altra? Sì, dai. Non tornare a casa, andiamo a fare una nuova avventura. E poi andiamo a dormire, ma l'ultima. Andiamo, Frida. Allora. Il faro. Ah no, ma l'appena fatto il giro dell'isolato, prima che Frida spicchi il volo verso il faro, entrano nel negozio di souvenir, ma l'uomo anziano non c'è. I due decidono di aspettare, ma l'immobilità del negozio inizia a far venire la pelle d'oca a Dean. Frida tocca con la zampa una porta sul retro con la scritta privato. I due devono esplorare per conto loro. Intrufolati aprendo la porta privata o scorri la merce nel negozio di souvenir. Intrufoliamoci. Dean prova ad abbassare la maniglia della porta, si apre facilmente, due si ritrovano subito dentro. Appena gli occhi si abituano all'oscurità, vedono una piccola area di deposito, con varie scatole impilate l'una sopra l'altra. In fondo alla stanza c'è una scala recintata dall'aria traballante. Dean nota una tovaglia bianca in uno scatolone vicino e decide di infilarsela. «Guarda, sono un fantasma!» grida, mentre Frida inizia ad abbaiare verso qualcosa dietro Dean.
Tina non riesce a vedere granché con la tovaglia indosso e se la toglie per vedere una piccola apparizione che stetta su per le scale. Frida ulula, ma l'inseguimento finisce prima di iniziare. Probabilmente probabile che fosse solo un procione, dice Dean, dando a Frida una pacca sulla testa e promettendo di tornare al faro. Paccalatra, però potrebbero farlo un po' più lunghe queste avventure. Ma adesso è l'ora di andare a dormire e noi ci vediamo domani, ragazzi. Ok, siamo appena tornati a casa. Savannah ci chiede subito un consiglio. Non abbastanza intelligente? Ho provato a fare i compiti per la scuola, ma gli ultimi mi sono sembrati davvero difficili. Forse non sono abbastanza intelligente per farli. Che ne pensi? Dedica loro più tempo. Solo esercitandosi si impara ed influenza la responsabilità. Concentrati su altri argomenti. La risoluzione dei conflitti, questo influenza. Però io lei onestamente la vedo più a dare la prima risposta. Dedica più tempo. E facciamo una cosa, dai, diamole. No, non ho sbagliato. Beh, beh, beh. Savannah. Ok. Diamole un bel bacino sulla guancia. Per assicurarla del fatto che non è affatto stupida, deve solamente imparare, esercitarsi. Ok, non me lo fa, fa niente. Ok, grazie Arianna, mi date sempre tante gioie voi altri. Allora, come al solito, è tardi, siamo oltre il coprifuoco. Domani potrebbe essere la giornata adatta per andare a questo benedetto cinema. Però mi sa che ormai è un po' troppo tempo che sto registrando l'episodio, quindi direi che è meglio fermarsi qua e riprendere la volta prossima. Quindi io vi saluto, se l'episodio vi è piaciuto mettete un like e i commenti sono sempre graditi, sia positivi che negativi, perché comunque anche i negativi ti aiutano a migliorare. Iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati su tutte le novità e le cose, video che vengono pubblicati, anche tra le altre serie che ho in corso d'opera. E noi ci vediamo la prossima volta. Sub-sub.